La seduta del Consiglio Comunale di Albino si è aperta ieri sera su invito del Presidente del Consiglio Comunale, Marcello Remigi, con un minuto di silenzio in memoria delle vittime che hanno colpito in questi giorni il territorio Ligure ed in particolare le Cinque Terre e la città di Genova, con l'impegno di devolvere i rispettivi gettoni di presenza, la cui destinazione verrà concordata nella prossima riunione dei capigruppo consigliari. L'Assemblea consigliare ha poi preso atto dell'interpellanza urgente presentata dal gruppo consigliare della Lega Nord in ordine al nuovo ponte sul fiume Serio a Comenduno di Albino e i cui lavori sono tuttora bloccati a causa delle difficoltà finanziarie della ditta Sacaim, vincitrice dell'appalto, che risulta in amministrazione controllata. Il consigliere leghista Marco Bianchi ha chiesto al sindaco di esplicitare la strategia che l'amministrazione intende adottare per la realizzazione di un'opera già finanziata e necessaria per il territorio. Il sindaco architetto Luca Carrara, dopo aver ripercorso l'iter burocratico che ha portato alla paralisi di questo intervento, ha sottolineato come l'amministrazione comunale ha inteso dare spazio alla realizzazione del ponte, testimoniato anche dall'assegnazione del contributo regionale di 300.000 euro richiesto e voluto da questa amministrazione. È in corso, ha precisato il sindaco, una trattativa con il commissario della ditta vincitrice dell'appalto per la definizione di un accordo bonario che permetta poi l'assegnazione dei lavori ad un'altra ditta che segue nella graduatoria del concorso d'appalto. Marco Bianchi si è dichiarato sufficientemente soddisfatto della risposta del sindaco. In precedenza il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità il piano di adozione per l'energia sostenibile del Comune, il cui piano è stato illustrato dai tecnici del Politecnico di Milano, il cui lavoro è stato definito altamente meritorio da parte di tutti i gruppi consigliari. Da Albino, linea allo studio.